Il paragone tra la primavera araba e le primarie del PD è un po' azzardato, fa sorridere il segretario Pierluigi Bersani, che alla fine però ammette che ci sta bene. E lo fa da Tripoli, primo impegno internazionale dalla vittoria alle primarie. In poche ore incontra il presidente del Congresso nazionale, uscito dal voto di luglio, e gli esponenti del partito Giustizia e Costruzione, espressione dei Fratelli Musulmani e della coalizione di centro. Ai leader della Libia del dopo Gheddafi, Bersani ripete che se l'Italia sarà governata dal centro-sinistra ci sarà una disponibilità forte a collaborare, anche perché, dice, il partito che rappresento si sente particolarmente vicino alla rivoluzione libica. A più di un anno dalla morte di Muammar Gheddafi, la Libia non ha ancora trovato stabilità, rivendicazioni tribali, divisioni regionali e circa 200.000 miliziani ancora in circolazione, con il petrolio che mantiene tutto in piedi, mentre Tripoli è diventata il maggior finanziatore della guerriglia che vuole abbattere il regime siriano di Bashar al-Assad. Bersani è comunque ottimista. Credo che ci sia l'urgenza che l'Italia riprenda il suo posto nel Mediterraneo con una sua iniziativa, un suo profilo. E la Libia è chiaro che è un interlocutore, non solo un interlocutore storico, ma è un interlocutore che sta cambiando pelle. Abbiamo una rivoluzione in corso, un cambiamento radicale, un approccio alla democrazia, una fase costituzionale. Quindi bisogna che questo paese senta la vicinanza, l'amicizia, l'incoraggiamento dell'Italia, dei governi che ci sono e magari di quelli che ci saranno, e quindi una visita che è servita a rinsaldare questa logica, mi pare sia stata molto apprezzata sia dal Presidente, sia dal governo, sia anche dalle forze politiche che abbiamo incontrato. Ecco. Certamente l'evoluzione sarà ancora lunga, ci sono i problemi, si vede che ci sono ancora, però vedo la cosa con ottimismo, devo dire. Apprezzamento per la sua visita è arrivato dal partito Giustizia e Costruzione. In un'intervista ad Achiadiene Kronos International, il leader Sawan si è detto lieto di aver incontrato Bersani subito dopo la vittoria alle primarie. Ha ribadito l'importanza dei rapporti tra Roma e Tripoli e invitato gli italiani a contribuire alla costruzione della nuova Libia. E a una rappresentanza di parlamentari, battagliere protagoniste del dopo Gheddafi, Bersani ha confermato che vorrebbe che l'Italia fosse l'amico numero uno della Libia, perché, ha detto, siamo un grande paese e nel Mediterraneo dobbiamo svolgere un ruolo.